Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Perché sta urlando di rete? Perché è tornata la macchina fotografica e ho passato tutto ieri sabato a filmare e anche stamattina mi sono proprio svegliata presto senza la sveglia. Senza la sveglia, ragazzi. A chi sta capitando la stessa cosa? Cioè, io ho sempre pensato che non sarei mai diventata una di quelle persone che si alzano senza sveglia. Ebbene, è successo. Quindi sono andata a letto presto per i miei standard. A mezzanotte ho proprio spento la luce e alle 7 stamattina, pah, ho aperto gli occhi. Cosa che da una parte mi rende felice, dall'altra dico, ok, forse 7 ore di sonno sono quelle giuste, per cui bisogna provare a rispettarle anche durante la settimana perché sono proprio pessima a livello di come sto curando le mie ore di sonno. Comunque, oggi si parla di Natale. Prepariamo l'albero, la casa, rendiamo questo posto il posto del Natale. Proprio mi voglio sbizzarrire, voglio fare tante cose belle e ho già cominciato a tirare fuori gli addobbi, motivo per cui, vabbè, la casa è un casino. Comunque sono su di giri perché ho finalmente in mano la macchina fotografica e vi sto parlando davanti ad un obiettivo che è degno di tale nome. Prima di procedere con l'albero e con gli addobbi, devo fare un po' di pulizie. Devo confessare che praticamente da quando sono in questa casa, il mio rapporto con sistemare la casa, pulire la casa, fare le cose classiche della casa è un po' difficoltoso, perché avendo subito un po' un trauma da questo punto di vista, tutte le cose legate alla casa mi mettono un po' di oh my god, non lo voglio fare. E quindi con mia sorella ci dividiamo. A me piace fare alcune cose, cioè non è che mi piace, però non mi dispiace così tanto fare alcune cose, come ad esempio stendere i panni, fare le lavatrici. È una mia specialità fare la lavatrice. Divido i colori alla perfezione, ogni tanto capita, una volta è capitata, però ecco, ho rovinato un bel po' di cose bianche, sono diventate rosa. Comunque, a parte quell'evento là, sono molto brava a fare le lavatrici, sono brava a lavare il box della doccia. Sono brava a sistemare, riordinare, mentre magari mia sorella ci si dedica un po' di più, alle pulizie. Io sono anche brava a togliere la polvere quando mi ci metto. Più o meno questa è la situazione. Ma non so cosa sta succedendo qualcosa di strano, per cui oggi sento il bisogno di riordinare casa e pulirla proprio in profondità, una cosa che non faccio da un po' di tempo e lo voglio fare in vista dell'albero, in vista del Natale, perché poi so che da qui a prima di Natale sarò molto, ma molto impegnata e non riuscirò a dedicarmici. E poi perché comunque prima di portare dentro casa il Natale bisogna fare un po' di spazio, prima di portare una qualsiasi cosa in casa bisogna fare spazio, quindi voglio fare spazio al Natale. E questo è il programma per oggi, quindi farò le pulizie, vi faccio vedere, ma vi faccio partecipare giusto a un paio di cosine, sto già facendo casino. E poi mi ci dedico e facciamo poi insieme anche l'albero, vi faccio vedere gli addobbi, solite cose, insomma. Ma prima, perché sto facendo casino? Perché mi è arrivato un pacco. Questo pacco contiene una cosa che mi esalta non poco. Cioè, mi esalta in maniera esagerata. Adesso capirete il perché. In teoria venerdì era il Black Friday, ma siccome io so che il Thanksgiving è il 27, non lo so per quale ragione, nonostante fossi bombardata letteralmente sui social, sui vari siti, per mail, ovunque Black Friday sconti, io pensavo che comunque era tipo la solita cosa che una settimana prima del Black Friday cominciano a tartassarti per farti comprare sempre di più, e ho ignorato che venerdì era il Black Friday. Fortunatamente poi le offerte si prolungano per tutto il weekend, per cui non è che mi sono persa l'occasione del secolo, anche perché
Questo è la prova. E poco prima di iniziare il video ho fatto anche un ordine su Sephora che non ho realizzato, l'ho talmente presa bene mentre lo stavo facendo perché è una cosa che non acquisto da tanto tempo, che non ci ho fatto caso che la spedizione avverrà l'8 di dicembre. Vi dico solo che siamo il 26. Meno male che poi ho riacquisito il senno. Sono andata su Amazon per vedere nella mia wishlist se c'era qualche cosa che non mi ricordavo di volere. Mai fare wishlist. E ragazzi, ti sono ricordata che nel carrello avevo lei. Ed era scontato, ovviamente costava 33 euro rispetto ai 50 che costa di base. E ho cliccato subito acquista. Sono troppo felice, sono troppo felice perché il tostapane è stato veramente uno di quegli acquisti che fai così, giusto perché, no, in realtà ne avevo bisogno, però potevo farne anche meno, no? Solo che dopo che l'ho acquistato ho realizzato la vera cosa bella di avere un tostapane decente, lo sto sfruttando tantissimo. Non solo a colazione, a questo punto, anche la sera, a cena, anche mia sorella è felicissima di quell'acquisto, quindi essendo super felice del tostapane e avendo visto la macchina scontata, ho deciso di comprarla. Questa in particolare la volevo perché poi di Russell & Hobbs ce ne sono diversi di modelli e ce ne sono tanti altri che costano tra i 30 e i 40 euro, però io volevo questa in particolare e questa costava di più. Perché la volevo? Perché è più compatta, è mini, guardate, è più piccola della mia testa la brocca. Ci stanno dentro 5 caffè, e la macchina pure non è enorme, cioè rispetto è la mia testa più il mio collo. È proprio mini, formato piccolo. La apriamo perché così ve la faccio vedere bene. Allora, filtro integrato mini. Cacchio, questo significa che devo ricomprarmi i filtri. Sì, perché avevo quelli grossi, ma qua servono quelli piccoli. Comunque, si riempie il serbatoio fino a 5 caffè, che saranno comunque, boh, quanto, mezzo litro? Vediamo un po'. Sì, poco meno di mezzo litro, praticamente sono due tazze da 200 ml. Sono troppo felice perché era un sacco di tempo che non avevo una macchina da caffè dignitosa e ora finalmente ce l'ho. Andiamo a posizionarla in cucina, poi ci dedichiamo al resto. Comunque il casino, guardate qua il caos. Guardate qua, guardate qua, guardate qua, non ne posso più di questo disordine, proprio basta, I've had enough, qua ancora peggio, ho fatto brunch, ho lasciato tutto incasinato. Il dilemma è sempre quello, dove mettere le cose? Motivo per cui l'ho presa piccola. Avendo una casa formato mini, bisogna ottimizzare al meglio gli spazi. Qua ormai ci ho messo il tostapane e ci sta veramente bene. Quando l'ho posizionato qui, state vedendo? Qua, sì. Quando l'ho posizionato qui, non pensavo, ma si è rivelata veramente una posizione ottima. Per cui adesso bisogna capire se invertire il tostapane con la macchina da caffè o se posizionare la macchina da caffè in un altro punto tipo qua. Sì, ho già deciso, la lascio lì perché è perfetta.
Perfetto, dopo mi ci dedico perché sicuramente bisognerà come minimo farla andare una volta senza caffè e una prima volta con caffè praticamente da buttare, però questa è un'operazione che farò dopo. Adesso c'è altro da fare. Adesso ci si dedica al riordinare la casa e poi all'albero. Let's go. Problema numero 1. Per mancanza di spazio, in questa casa ogni tanto, fino a quando non si riempie, io e mia sorella abbiamo l'abitudine di nascondere cose sotto al letto, e cioè scarpe, borse, cosa che io non faccio mai, ma mia sorella lo fa. Io nascondo altre cose tipo i pesi, tipo altri accessori, gli addobbi, ma questi bene o male ci sta in realtà perché sono dentro dei contenitori in plastica, ma la cosa negativa dell'avere cose sotto al letto è il fatto di non riuscire a pulire bene, non riuscire a spolverare, non riuscire a lavare i pavimenti. E questo non va bene perché giustamente sopra il letto ci dormi e respiri tutta la polvere. Per cui l'obiettivo numero uno di oggi e di questo weekend era svuotare sotto il letto. E ho già tirato fuori quasi tutto, mi mancano un paio di cose. Ho messo sulla molletta perché così non mi rovino tutti i capelli. E mi do da fare, ragazzi. Un po' ne ho voglia, un po' no. Sono combattuta, non so bene se mi va, però lo farò. Vedete? Cioè, ho solo cominciato a smuovere un paio di cose e sto già tossendo. Cioè, è assurdo, assurdo. Con l'H finale, assurdo. Oddio, mi sento pazza, questo weekend mi sento un po' pazza. Un'altra ragione per cui non mi metto a sistemare casa è perché combino danni. Combino danni oppure faccio sentire importanti gli altri che convivono con me. Mio papà, mia sorella. Praticamente ho staccato la presa di internet e si è spezzata la linguettina che la regge nel muro. Dirò a mio papà di sistemarla. Comunque, ho passato l'aspirapolvere, c'era tanta di quella polvere che mi vergogno, però quando c'è da ammettere una verità, questa è. Adesso prenderò il mocio e laverò i pavimenti, perché è troppo tempo che non succede. È passato veramente un po' di tempo in cui ho trascurato questo aspetto in casa, perché semplicemente proprio l'idea di mettermi a pulire mi ricordava sensazioni, cose che non volevo ricordare e questo però è passato. È passato e anche se mi fa tornare in alcuni momenti, quei momenti non hanno più il controllo sul mio stato emotivo. Per cui, who cares? Tra l'altro, quando ci arrivi in questo stato qua, finalmente dici who cares? Però quando ti ci trovi in quei momenti difficili, non è per niente facile, non è per niente facile. Per cui, se stai attraversando uno di quei momenti, non sentirti in colpa, non sentirti in colpa. Se in questo momento per te pulire casa non è una priorità, non farlo, non farlo. Fai solo quello che ti va di fare, fino a quando non ritroverai piano piano la voglia di fare le cose che eri abituato a fare, ma in altri modi. E fino a quando non troverai la voglia di fare
anche cose che non facevi prima. Datti tempo. Un altro motivo per cui sto facendo questo lavoro a casa da sola è perché mi piacerebbe veramente tanto far trovare la casa super accogliente stasera. Voglio che trovino una casa proprio che sappia di accoglienza, che sappia di caldo, che sappia di Natale. Io quando sistemo tendo a mettere tutto più in disordine di quello che è, però è funzionale. Adesso vi voglio far vedere una soluzione che ho per le valigie, per occupare meno spazio. Probabilmente non sono l'unica a farlo, però nel dubbio ve lo faccio vedere. Praticamente cosa faccio? Rivesto quella più piccola con un sacco della spazzatura e la infilo dentro quella più grande. In questo modo si risparmia spazio e non si sporca la valigia più grande con quella più piccola, perché ricordiamoci, queste ruote qua vanno in giro un po' ovunque. E non è proprio il massimo inserire dentro la valigia quello schifo che raccogliamo in giro. È già tanto che lo sto mettendo sul tappeto. Ho fatto dei progressi da questo punto di vista, ma una volta sul tappeto la valigia non ci andava. Adesso sono un po' più easy. Devo salire sopra gli armadi per tirare giù le scatole del Natale e per pulire. Vi confesso solo che stavo cercando di salire per prendere le scatole con la sedia e sopra la sedia ci ho messo la panchetta del pianoforte, quella girevole. E ci sono salita, perché infatti la scatola l'ho avvicinata un po'. Solo che dopo mi sono ricordata il corso di sicurezza che mi hanno fatto fare al lavoro. E mi sono detta, ma non è proprio una bellissima idea quella che stai per fare. E quindi sono andata dentro il giardino a prendere la scala, così lo posso fare più in sicurezza. Oh. Wow! Beh, allora, c'è un po' di polvere, infatti adesso dovrò ripulire qua i pavimenti, però meno di quello che pensavo. Messo molto meglio là sopra. Il profumo di fiammifero è una cosa spettacolare. Intanto ho finito di sistemare, sono un po' sfatta, però mi dona, devo dire che mi dona. La casa è splendente, letteralmente, anche la stanza di là. Ho tolto tutto dagli angoli, da per terra, non c'è niente. Qua ho tirato fuori tutti gli addobbi e ho fatto spazio per l'albero. Tra l'altro, questo è quello che ho tirato fuori dagli armadi ed era sparso in giro per casa, sotto il letto, ovunque. E poi, ovviamente, ve l'ho risparmiato, ma ho dato una bella lavata anche al bagno e anche in cucina ho sistemato tutto. Adesso la casa è super cosy e io comincio a fare l'albero, direi. Tra l'altro devo fare anche il reel dell'albero, tipo dell'accendiamo il Natale, e mi sa che metterò tutto sotto sopra di nuovo, ma questo fa parte del gioco. OMG, che spettacolo che è questo albero! Yeah.
Non smetterò di farvelo vedere perché è bellissimo. Io sono veramente contentissima del lavoro fatto. Tra l'altro stavo filmando Reel e quindi mi sono ricambiata per l'ennesima volta e anche per fare l'albero mi sono cambiata sempre per il Reel, però poi ho deciso di fare l'albero vestita in quel modo perché comunque ero piena di polvere sugli altri vestiti e mi piaceva l'idea di fare l'albero vestita bene. Adesso guardatelo, è meraviglioso. Rispetto agli anni passati ho deciso di non mettere nessuna punta di rosso. Adesso accendiamo la luce così ve la faccio vedere per bene. Però ecco, non ho messo dettagli rossi. È tutto crema, oro e bronzo. Il mio modo preferito di addobbare l'albero è quello a grappolo, dove faccio degli accumuli di palline, dei grappoli di palline di dimensioni diverse ovviamente, però concentrate in alcuni punti dell'albero e non sparse in modo omogeneo. Quindi abbiamo un gruppo di palline qui, un altro gruppo qui e un altro ancora qui, quindi sparse in giro per l'albero, però non spargo tutte le palline, ma piuttosto preferisco fare appunto questi grappoli di palline. Qui mi sono tenuta fuori delle cosine che solitamente tipo queste usavo per abbellire l'albero, ma che voglio mettere insieme per creare un centro tavola. Ah, cosa devo dire? Sono super soddisfatta di questa giornata, sono veramente senza parole di quanto sono riuscita a fare. So che avrei potuto fare anche di più perché ci sono stati dei momenti in cui un po' l'ho presa un po' con calma, ma ogni tanto ci vuole, soprattutto perché nel lavoro, l'altro lavoro che faccio durante la settimana, sto andando a 200.000 al secondo. Sono dei ritmi allucinanti. E per questa ragione ho fatto anche l'albero molto presto perché quel lavoro lì e quel progetto al quale sto lavorando in questo momento sta tentando di rubarmi il mood natalizio, ma non glielo farò fare. Come si fa? Come si fa? Cercherò poi di uscire un po' di più, andare in giro per posticini magici dove c'è tanto Natale per vivermelo un po' di più e non farmelo bruciare completamente da questo lavoro che mi sta consumando le giornate. Per stasera ho fatto le verdure arrosto, si stanno preparando anche le patate, però mi sono un attimo deconcentrata e il forno era spento e non me ne sono accorta. Comunque, basta, mi sto un po' perdendo via perché sono stanca, per cui direi chiudiamo qui questo video. Spero di avervi portato un po' di magia del Natale in casa. Ci vediamo nel prossimo video con altre cose in tema, perché direi che può iniziare il Vlogmas. Spero di avervi dato un po' di spinta per fare anche voi delle cose per migliorare un po' la vostra situazione. Spero di anche avervi dato un po' di sollievo se ne avete bisogno. Io sono qui per voi. Ci vediamo come sempre nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!